È stato preso letteralmente d'assalto l'ufficio dell'Ispettorato Micologico della ASL Toscana Sud-Est. Noi in questo momento ci troviamo in quello di Arezzo Città ed effettivamente durante la nostra permanenza sono arrivati alcuni cittadini appunto a far valutare i funghi. Una fioritura così importante, ci spiegano gli esperti, erano tanti anni che non si riscontrava. La gente si è buttata tutta nei boschi a raccogliere quello che ha trovato e non si è limitata al grande raccolta di porcini che c'è stata o di ovuli, perché quest'anno è stata veramente enorme anche questa fioritura qui, ma hanno raccolto un po' di tutto e quindi sono venute molte persone che non conoscevano alcune specie che hanno proprio raccolto. Dall'inizio dell'anno sono state 484 le persone che si sono rivolte allo sportello nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Come fungo è un fungo buono perché è la Magneta cesarea, però questo fungo, vede, è già invaso da un parassita e quindi è un fungo non più commestibile. Ho risolto la mia curiosità e quindi anche brevemente salvaguardando eventualmente il male che potevano fare, sono venuto qui apposta al servizio micologico. 64 coloro che sono finiti al pronto soccorso per indigestioni o intossicazioni, una famiglia intera nelle ultime ore. E si è risolta con intervento, con vomito, diarrea e febbre, ma una leggera, per fortuna, risoluzione. La raccomandazione degli esperti è di portare l'intero raccolto agli ispettorati. La certificazione sui funghi che vediamo, rilasciamo un attestato dove diciamo qual è la specie che riconsegniamo, che può essere mangiata, le modalità, diamo anche il consiglio di come utilizzare quel fungo, ma il resto noi li gettiamo, non li riconsegniamo all'utente che si presenta qui allo sportello. E nel frattempo arriva un'altra signora che porta una specie, questa è commestibile. L'Armillaria tabescens, che ha le stesse caratteristiche di cottura dell'Armillaria mellea. Sono le due famigliole commestibili che è importante togliere il gambo e sbollentare prima dell'utilizzo. Una ha l'anello e una è priva di anello. Sono entrambe tutte e due commestibili.